Si è celebrata domenica 27 agosto, a conclusione della festa in onore di Maria Santissima della Pietra, la festa dell'Ottava. La Santa Messa Solenne, celebrata da Don Roberto Scelia con l'ausilio del diacono Giovanni Laurora in chiesa matrice, è stata animata dal coro parrocchiale. Nella sua omelia rivolta ai presenti, il parroco ha ringraziato per la riuscita della festa, per la sentita partecipazione alle funzioni religiose e ha sottolineato l'importanza dello stare tutti insieme, la gioia della festa vissuta insieme. Si ama la Madonna e quindi si vive con lei, perché è il modello vero della Chiesa e l'ideale della vocazione di un'assemblea che vuole divenire comunità, ha concluso Don Roberto. Ha poi rinviato i prossimi appuntamenti, che possono essere consultati sul sito della parrocchia. Gloria, 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 gloria.
Signore, grazie sempre ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio ripotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe elette, regale e sacerdozio, gente santa, popolo che egli si è acquistato. Per annunciare in ogni luogo il tuo prodigio, Padre, che dalle tenebre ci è chiamato allo splendore della tua luce. Noi dagli angeli e santi, agli arcangeli, ai troni e alle illuminazioni, e alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voci incessante l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetevi tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, i secoli e i secoli. Ecco quello che toglie
porta compimento in noi, o Signore, l'opera risalatrice della tua misericordia, e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te per tutta la vita. Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Il Dio